Let's bring it back. Buongiorno a tutti, qui da Marco Savini. Faccio questo video per aggiornare la situazione del bonus learning in GDI. Allora, fino a poco tempo fa, come sapevate, i passaggi per il bonus learning per ricevere i primi 25 dollari erano 8 passaggi. Ora andiamo a vedere le modifiche che si sono state apportate. Allora, effettuiamo il login dentro l'area membri, clicchiamo GDI bonus, terza casella controllare il mio stato bonus learning, e come noterete è stato tolto un passaggio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanno tolto il passaggio della documentazione. Possiamo essere abbastanza contenti di questo aggiornamento, perché lavoro in meno e i soldi ricevuti prima. Eccoci qua. Ora vi faccio una rapida panoramica e vi spiego rapidamente come si effettuano questi passaggi per i neo iscritti. Allora, vi verrà messa una spunta sul primo quando raggiungerete lo status attivo dopo la prima settimana e pagate i 10 dollari mensili. Si dovrà creare nel secondo passaggio un indirizzo mail cliccando qua nell'azzurro, creando una mail gdi@ilvostrousername.ws. Il terzo passaggio, clicchi su invita. Se hai una mailing list lunga di persone che conosci, sia nome, cognome e mail, nella casella in cui troverai dove devi inserire questi nomi, lo fai tramite la tua mailing list, altrimenti accetta anche le mail di Facebook, quindi ti potrai mettere a cercare nomi di Facebook. Il quarto, devi avere un affiliato attivo, pagante dopo la prima settimana. Il quinto, devi costruire il sito con il site builder, è sufficiente la prima pagina pubblicata per far passare il passaggio. Poi con la mail del secondo passaggio dovrai mandare all'indirizzo learningbonus@wsdomains.ws con il titolo bonus learning, scrivendo username uguale username. Sotto bisogna scriverci sito web uguale www.tuousername.ws, e sotto bisognerà scriverci questo testo, mi raccomando, va scritto così: all'attenzione dei GDI, sono interessato al bonus learning. Dopodiché inviate la mail all'indirizzo che vi ho dato. L'ultimo passaggio, dovrete impostare la commissione in cui vi pagherà la GDI. In pratica dovrete impostare cambia in PayPal e il numerino dentro la casella che troverete, bisognerà impostare 10 dollari. Significa che appena avete 10 dollari che dovete ricevere dall'azienda, vi verranno assegnati tramite PayPal. PayPal è il miglior modo di trasferimento soldi perché ha le tasse più basse di tutte. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon lavoro e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!